Ciao a tutti carissimi, bentornati e benvenuti, il vostro Lolo, il vostro fomento grigio, eccolo qui, buon anno a tutti, bentornati, siamo tornati signori, ci siamo in questo nuovo anno 2023, la prima live di questo nuovissimo anno, speriamo, visto che è il 23 dentro, sia un anno fortunato per tutti, bello gagliardo. Di gaming e non solo, insomma, speriamo bene, insomma, aspettando un po' le persone qui su Twitch, tanto le saluto che arriveranno come sempre a salutarci, a farci un saluto e ringrazio anche i ragazzi su YouTube, stiamo crescendo anche da quell'altra parte, sono molto molto contento, avanti così, insomma, sono felice che abbiamo iniziato questo 2023. Iniziamo come al solito lunedì, ragazzi, il lunedì 2 gennaio iniziamo con, lo sapete, appuntamento fisso Formula 1 Manager, ragazzi. Sapete che mi piace sto gioco, quindi lo porto, continuo a portarlo. Forse uno dei pochi italiani almeno che porta questo gioco ancora. Voi direte, ma ci sarà un motivo se lo porti solo te? No, 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 non c'è un motivo. C'è il motivo che mi piace, quindi lo portiamo e andiamo avanti con la carriera, con la nostra Alfa Tauri. Sportivamente, ragazzi, sta per riniziare il campionato di calcio. Ho messo sotto le informazioni tutta la scaletta nuova della settimana. Adesso ve la spiego nel dettaglio un pochino. Intanto saluto Windows Vista. Ciao carissimo, buonasera caro. Benvenuto, benvenutissimo e buon anno a te, caro. Buon anno. Insomma, ragazzi, prima live dell'anno, sono bello fomentato. Abbiamo bevuto, mangiato, fatto i botti? No, perché non li faccio. Grazie caro, altrettanto. Io non li faccio, lo sapete, non mi fanno impazzire. Qui a Roma ne fanno. Un po' come Napoli, no? Uguale, ne fanno veramente troppi, forse un po' esagerato, forse un po' esagerato. I botti che fanno, soprattutto per gli animali, no? Se ci pensate, ragazzi, cani e gatti che si spaventano perché sentono 7-8 volte il nostro udito, per cui sentono 7-8 volte di più rispetto a noi. Per cui, ragazzi, attenzione a fare queste cose. Lo so che c'è molta goliardia al Capodanno. Si beve, uno si ubriaca, fa i botti e poi vi ci rimane una mano. Attenti, insomma, attenti. Dopo quello che si è sentito. Vabbè, a parte questo. Insomma, spero che per chi c'è sia stato un buon anno, ma penso proprio di sì. Un bel inizio anno. Si ricomincia come al solito. Live, come detto, ragazzi, faremo delle live questa settimana. Sono un po' incasinatino. Quindi, ragazzi, domani torniamo con Football Manager alle 21. Mercoledì, ragazzi, sarà un orario completamente differente. Adesso lo ripeterò più volte, ovvero alle 14. Perché ci sono le partite di calcio mercoledì durante il giorno. La sera poi io non ci sono perché ho da fare. E quindi mercoledì c'è questa cosa. Giovedì alle 21, venerdì non ci sono, nemmeno sabato. E invece ci risiamo a domenica alle 18. Insomma, comunque la scaletta sta là. Anche mercoledì ancora non so che gioco fare, poi vediamo. Ciao Albardi FM, ciao, tantissimi auguri anche a te di buon anno, caro. Spero sia iniziato bene. Spero sia iniziato bene. E intanto ecco anche Niccone, arriva Niccone ecco Niccone che ovviamente ci fa l'abbonamentino. Niccone ci fa l'abbonamentino. Grazie Nicco per l'abbonamento, insomma, se ne è abbonato per 10 mesi. Niccone, ormai sei storico qua. No, lo fa cagare questo gioco? No, non è vero, ma lui scherza e ride. Non vi preoccupate, ragazzi, non vi preoccupate. È un burlone. Grande Nicco, ovviamente non fa assolutamente. È un gran gioco questo, però magari non piace a tutti. Formula 1 Manager, però, insomma, mi raccomando. Vi voglio fomentati pure su questo gioco perché per me è fondamentale. Bene, bene, se non è da fare domenica seguici, ritorniamo in live. E domenica dipende a che ora al bar di FM. Io calcolo che domenica alle 18 vado in live. Poi se la sera state in live vi seguo. Sì, vengo a farvi un saluto sicuramente. Sicuramente vengo a farvi un saluto. Dimmi a che ora. Noi iniziamo alle 21:15. Allora, al bar di FM potrei starci. Potrei farvi un salutino alle 21:15. Mi devo ricordare perché io l'anticipo. Domenica faccio anche io la live, ma la faccio alle 18. E come detto, mercoledì la facciamo alle 14. Orario strano, orario pazzo per il mio canale. Però la voglio provare anche perché c'ho da fare dopo. Per cui, mercoledì ancora non so che gioco portare. Magari continuiamo Football Manager sta settimana. Che dite?
Tutto bene, Niccone. Tu come l'hai passato? Buon anno, caro. Buon anno e grazie del Prime, del premetto. Come l'hai passato il Capodanno, Niccone? Tutto a posto, tutto a posto. Per il resto, io bene, ragazzi. Bene. Siamo tornati con questa prima live dell'anno. Prima live che spero sia fomentatoria, spero sia positiva. Vediamo un po' come andrà. Poi ho in mente un'idea. Portarvi una cosa completamente differente rispetto al gaming, però ci sto pensando se farlo o meno. Perché ha dei costi onerosi. Bene, bene, ho mangiato a bestia. Te? Sì, io ho mangiato abbastanza, devo dire, però nella media, ho fatto un capodanno nella media, nulla, nulla di particolare, come detto. Come detto, raga, non mi piacciono nemmeno tanto i botti, lo sapete, di capodanno. E quindi, nel senso, io non, nel senso, festeggio senza esagerare con i botti, queste cose qua. Che andare in piazza, per esempio, ormai diventa abbastanza pericoloso anche andare in piazza a Roma o nelle grandi città, sinceramente, che ti prendi pure una bottigliata in testa, bisogna stare attenti. Io invece ti comunico che mi mancano 3 follow per riuscire a diventare affiliato a Twitch. 3 follower. È al bar, spero che riesci ad ottenerli, caro. Spero che riesci ad ottenerli. Intanto qua gli abbonamenti mi sono scaduti. Invece qua, invece, a me, anch'io, anche tu l'hai fatti, Niccone, mannaggia. Esatto. Bene, spero che ce la fai, al bar. Spero che ce la fai. Io, sai che c'hai il mio sostegno. Però, ragazzi, come vi dicevo, qua gli abbonamentini, mi dice che mancano 6 abbonamenti. Qualcuno è scaduto, adesso l'ha fatto Niccone. Però strano. Ma sì, al bar ce la fai, non ti preoccupare. Ce la fai sicuramente. Con calma uno ce la fa. Ti dico, per essere affiliato è facile. Calcola per essere. No, non li ho fatti. Ah, non li hai fatti? Ah, bravo Niccone, non li fare i botti, che ti parte la mano, ti parte, mannaggia voi. Non me li fate, che vi partono pure le falangi delle dita, tutto vi parte tutto, il braccio vi parte. Dovete stare attenti a fare i botti, mi raccomando, mi raccomando. È importante, è importante. Poi attenzione, soprattutto quando si beve, perché abbiamo bevuto tutti a Capodanno, a non prendere la macchina, attenzione. Rifugiatevi dentro una discoteca, una casa, qualsiasi cosa, state lì. Se dovete guidare, aspettate e poi guidate, raga. Mi raccomando, Non voglio fare lo zio di turno, o il papà di turno, o il fratello di turno. Però, raga, è importante sta cosa. Voglio anche dare qualche suggerimento e qualche nota importante, soprattutto, ma non solo a Capodanno. Sempre così, raga. Mi raccomando. Questa è una cosa molto importante per tutti. Perché la vita è una e ce la dobbiamo godere. Mi raccomando. Allora, a parte questo, a sto punto andiamo, va. Iniziamo. Sto parlando, intanto sto aspettando un po' di persone. Le persone ci sono. Se vogliono fare gli auguri, vogliono fare il follow, vogliono fare quello che vogliono, mettere sound alert. Ragazzi, potete fare quello che volete. Ditemi. Mi raccomando, mi dovete dire se lagga un pochino, ma non credo, perché poi avevo sistemato tutto. Perché questo è l'unico gioco che mi ha laggato con OBS Studio. Spero di no. Allora, vi faccio vedere cosa ho fatto. Siamo a Miami, signori. Siete pronti? Andiamo in America. Dobbiamo farci le qualifiche. Come sempre io cosa ho fatto? Le prove libere. Prove libere che vi faccio vedere. Prove libere 1. Gasly con gomma hard. Lo sapete che faccio un giro bello potente. Gomma hard a 1 decimo da Verstappen con gomma rossa. Ma come sapete, ragazzi, non è proprio veritiero al massimo, perché io vado a pompare ma molto. Un giro lo faccio al massimo. Solo un giro. E poi il resto faccio girare per avere l'assetto migliore. E questa è un po' la mia strategia che faccio io personalmente. Non l'ho vista da nessuno, ma è il mio pensiero, quello che voglio fare. Quindi vado. Prove libere 1 con gomme bianche. Faccio sempre questa cosa qua per vedere come va. E Ocon con gomme bianche non va benissimo. Prove 2. Invece Ocon è andato molto bene. Rispetto a Gasly, ma siamo a livelli di Gasly con gomme gialle. Molto bene Ocon. Ocon e Gasly qui molto bene. Primo e secondo. E gomme rosse. Prove libere 3, sempre primi e secondi, però vi dico che prove libere 1 e prove libere 2 ha piovuto. E per questo motivo, quindi, diciamo, non è proprio veritiero le prove libere, ma le prove libere 3 sono un po' più interessanti. Però vi dico che Leclerc a 8 decimi da Gasly è buono, ma calcolate che io ho spinto parecchio. Avevo già pure trovato l'assetto giusto,
Leclerc, Perez, Sainz, Verstappen non hanno spinto e si vede. Ok? Adesso la verità è nelle qualifiche. Ora andiamo. Gomme rosse al 100%. Vi faccio vedere la fiducia assetto auto. Siamo arrivati al 96% sia con Gasly che con Ocon. I due francesi vanno molto bene. Con l'assetto, ragazzi, riesco sempre a trovare un assetto molto buono ormai con questo gioco. Quindi va bene così, signori. Va bene così. Ci piace. Ci piace. E a sto punto direi di fare la qualifica. Perché... No. Che faccio la qualifica? Fermi tutti. Componenti auto. Allora, iniziamo a rimettere. Io direi di rimettere... questa quanto sta? L'86. Questa, ragazzi, serve il motore. Serve il motore perché è una pista molto veloce. Quindi andiamo a installare il nuovo motore. Tentiamo di fare una bella cosa. L'Hertz, ovviamente, ci abbiamo solo quest'altro. Installiamo questo. Perfetto. Siamo alla quarta gara, ve lo ricordo, della seconda stagione. Io direi di fare la scatola del cambio questa, che sta al 94, così facciamo una bella auto gagliarda. Perfetto. Ok, stessa cosa, componenti auto per il nostro Esteban. Motore, andiamo con motore questo qua, il terzo, al 100%, perché questa è una pista di motore, pista veloce. L'Hertz, andiamo con l'Hertz 4. Ok, questo qua. Perfetto. E poi scatola del cambio, ragazzi, mettiamo questa che va bene al 94%, va più che bene. Ok, abbiamo installato tutto. Ci siamo, abbiamo installato tutto. Ora siamo pronti, andiamo a fare le qualifiche 1, va, le Q1. Gestiamole, ovviamente, manualmente. Dai. Is the radio okay now? Ritorniamo subito in pista. Andiamo subito in pista, raga. E ritorniamo subito in pista pure con Ocon. Ok, è andata una Mercedes davanti a noi. Le due Alfa Tauri vanno. Andiamo un po' più veloci. E poi facciamo il giro. Andiamo sempre con qualcuno. Andiamo a vedere un po' che riusciamo a fare. Vediamo che riusciamo a fare. Intanto Gasly e Ocon stanno là. Adesso vi faccio vedere. Guardate che pista questa, eh. Spettacolare. Questa di Miami è spettacolare. È molto veloce. È molto veloce come pista. Adesso ve la faccio vedere. Intanto stiamo riscaldando le gomme. Ok, adesso qua facciamo per uno. Andiamo all'ultima curva sinistra. Poi c'è una piccola chicane sinistra-destra. Ok, ecco qua. Non è una chicane, però è un curvone veloce. Ok, vai. Iniziamo con Gasly. Bello veloce. Iniziamo pure con Ocon. E mettiamoci con Gasly. Ciao Adri! Ciao carissimo, benvenuto caro. Buon anno caro, buon anno. Io ho un brutto presentimento per Las Vegas, non so perché, ma vedremo. Windows, il nuovo Gran Premio dici di Las Vegas? Vedremo caro, vedremo. Vedremo quest'anno come sarà. Intanto qui questo Miami non mi è dispiaciuto, anche nella realtà. E devo dirvi che Miami, questa, la velocità di Miami mi piace. Anche perché è la penultima gara. Sì, Windows, lo so. Infatti sarà... Anch'io la vedo un po' strana. Per essere una penultima gara è molto strano, perché potrebbero fare tantissimi errori, essendo penultima gara, esatto. Dovremmo vedere un po' come si adattano i piloti, soprattutto. Però vedremo. Vedremo come... Ah, vi do le notizie. Ovviamente penso che sappiate, appassionati di Formula 1, che a febbraio, come l'anno scorso, usciranno le presentazioni delle macchine. Verso il 13 febbraio la Ferrari e mi sembra l'11 la Mercedes. Insomma, nel giro di febbraio escono le notizie sulle macchine. Insomma, fanno vedere la presentazione delle auto, delle vetture. Vi do questa notizia, magari non l'avete letta, vi è scappata, ve la dico io. Però è di qualche giorno fa, di una settimana, due settimane fa le notizie. Non sono nuovissime, però... Vediamo un po' Gasly, vediamo un po' che è stato 1.29.5, grande Gasly davanti a Hamilton. Aspettate, conservativo, accumulo. Allora ragazzi, abbiamo fatto bene, secondo me siamo safe. Non abbiamo avuto impeding. Allora, non abbiamo avuto impeding, vi faccio vedere, guardate. Abbiamo Leclerc grandioso, vabbè, Perez, mamma mia Perez che giro. Stiamo a 2,5 decimi da Perez. Ma Hamilton ce l'abbiamo dietro. Ocon bene. Bottas a 1 secondo e 1. Ora vediamo gli altri. Potremmo essere già safe, eh?
Si riconfiguro. Che riconfiguro, regà? Io riconfiguro come usate, perché per me siamo safe. Ora vediamo. Però intanto riconfiguro come usate, me ne frega niente. Non voglio riconfigurare, anche se stanno all'83%, non me ne frega assolutamente nulla. Perché mi sa che non ritorno in pista per il secondo. Vabbè, Albon e Stroll stanno molto dietro. Binotto farà come i giocatori della Roma. Sicuro che va in altra scuderia e diventa Toto Wolff. Dici Windows? Dici che farà così? Dici che diventerà un campione? E io voglio vedere un po' Vasseur cosa farà in Ferrari. Sono molto curioso. Molto curioso di Vasseur. Come team principal. Non mi fa impazzire Vasseur. Però diamogli tempo, deve lavorare. Non iniziamo a massacrarlo prima del suo arrivo, però... Tanto ragazzi, vedo Verstappen dietro a Gasly. Ragazzi. Ma che giro ha fatto Gasly? Ma che giro ha fatto Pierra? Molto bene, signori. Molto bene. Già vi dico che Vettel, Bottas, Albon, Stroll, Mick Schumacher, ma anche qualcun altro ci sta dietro. Quindi ragazzi, non faccio uscire né Ocon e nemmeno Gasly. Mi fido della nostra, del nostro tempo. Però Ocon, ragazzi, Ocon, sto mezzo decimo di Ocon da Perez non è tantissimo, raga. Non è tantissimo, Molto bene anche Ocon, che sul giro veloce è inferiore a Gasly in questo gioco. Abbiamo sempre visto sta cosa. Forse la differenza la fa pure macchina 1 o macchina 2, da quello che ho capito, però vediamo, intanto Con è ottavo, davanti a lui solo Alonso ma di pochissimo, ed Hamilton. Russell che ha fatto, regà? Russell sta dietro, signori, Russell sta dietro. E anche le McLaren molto bene, perché le McLaren è veloce, Ricciardo Norris, guardate. Guardate, stanno qua dietro. Però ragazzi, vi posso dire, siamo safe. Magnussen, Albon, Stroll, Mick Schumacher e Guan Yu Zhou non arriveranno a noi. Per cui ragazzi, io direi di fare anche un per 8 molto più veloce. E andiamo veloci, non faccio il secondo stint e via. Io ho iniziato la quarta stagione, Red Bull subito doppietta. Mi sa che Max va per il quarto titolo consecutivo come Seb, non ne posso più. Windows, il gioco... allora, tu che ancora ci giochi, hai notato che comunque con la patch è molto più complicato? L'hanno molto ottimizzato con la patch. Non è più facile come all'inizio, che facevi tranquillamente... vittoria la seconda stagione. Non è più così. Intanto bandiera a scacchi. Bandiera a scacchi, regà. Bandiera gialla. Bandiera gialla, signori. C'è stato un incidente di Ricciardo alla curva 11. Vediamo, andiamolo a vedere. Che gli ha creato il caos. Vediamo un po' che ha fatto Ricciardo. Curva 11. Sbagliata la frenata. Mamma mia, che incidente. Ragazzi, guardate che ha fatto Ricciardo. Sì, sì, anche io, se per renderlo ancora più tosto non sviluppo quando non ho un remau. Sì, sì, anch'io faccio così, Windows. Ragazzi, Ricciardo si è distrutto la macchina. Non potrà assolutamente riprendere a fare le qualifiche. Guardate, distrutta la macchina, vedete la X? È passato alla... è riuscito a passare... Però intanto Hamilton, vabbè, ha migliorato di pochissimo. È riuscito a migliorare Hamilton. Pur con bandiera gialla. Vado un po' più veloce, così andiamo subito alla Q2. Ok, ragazzi, siamo dentro. Ocon Gasly molto bene. Bene, bene, 4 decimi da... Ragazzi, 4 decimi da Leclerc è buono. Stiamo facendo bene con sta macchina. Bene, bene, sono contento. Allora, continuiamo. Ancora gomme nuove, va bene. Le componenti ormai sono chiuse, regolazioni bloccate, l'ho fatta all'inizio. Quindi va bene, andiamo. Abbiamo le qualifiche. Q2 e speriamo bene. Radio check. Allora, ritorno in pista. Loud and clear. Ritorno in pista. Mi sa che stiamo dietro a una... Chi è questo? Ragazzi, come detto, Ricciardo è per forza Norris, perché Ricciardo sta fuori. Ecco qua la X, vedete ragazzi, ha finito le prove Ricciardo. E secondo me non ce la farà passare il taglio. Ovviamente.
ovvio che non passa il taglio. Per cui Ricciardo parte dietro, partirà quindicesimo. Va bene. Aspettiamo che adesso rimettiamo per due e poi per uno. Alla curva, ok, fatemi ragionare. Andiamo con Gasly, dai. Dobbiamo fare un altro gran giro. Dai Pierre, vai. Aspettate, ok, vai pure con il buon Ocon, Esteban. E andiamo in macchina con Gasly, vai. Numero 10, che a noi ci piace, dai. Il nostro numero 10, Pierre Gasly. Che se non fa cavolate, non me la tiro ragazzi, ma se non fa cavolate Gasly sul giro veloce è veramente forte. Questa curvona è molto difficile, questa di Miami, perché è un tracciato veloce con zone di DRS dove veramente c'è... Anche qua arrivi ottava marcia, arrivi veramente veramente forte qua. Sull'ottava marcia, poi c'è una piccola chicane. Sinistra-destra, questa abbastanza tostarella perché c'è una bella brusca frenata. E poi il pezzo peggiore è questo qua, dove ci sono stati un sacco di incidenti. Questo, sinistra-destra, questa è veramente difficile. E poi il rettilineo dove c'è il DRS, dove si spalanca il DRS e via. In ottava marcia, si arriva in ottava marcia senza problemi qua. Anche qua in ottava marcia. Però abbiamo incontrato una Ferrari che ci farà impeding sulla curva. Grazie Ferrari. Grazie Ferrari che ci fa impeding sulla curva. Vediamo un po' se è partito. Vediamo se ci ha fatto impeding o no. 1.29.3. No. Pensavo peggio. Aspettate. Bene Ocon. Mi sembrava peggio, raga. Non ci ha fatto impeding. Fermi che potremmo essere safe. Pure stavolta potremmo essere safe. Perché Norris sta 8 decimi dietro. Norris. Un bel giro. Potremmo essere già safe. Non so se rischiarmela. Che ne pensate? Non so se rischiarmela, sinceramente. Non so se rischiarmela. Fammi andare un po' più veloce. Fammi vedere un po' gli altri che fanno, Fatemi capire. Fammi ragionare con... Allora, intanto riconfiguro con gomme nuove, regà. Ve lo dico che se in caso andiamo con gomme nuove, ovviamente. Per migliorare. Queste ormai sono tutte usate. Gomma nuova, conferma. Riconfigura, gomma nuova e conferma. Tanto riconfiguriamo per sicurezza. Però... Cavolo, questo è un super tempo. Sì, pure secondo me è un gran tempo di Gasly, Windows. Te l'ho detto. Sul tempo, sul giro veloce, Gasly è veramente forte a sto gioco. Poi la macchina oggi va, Oggi va. Russell dietro, Leclerc dietro. Hamilton dietro. Questo è un super tempo, raga. Ragazzi, ma pure Ocon, ma siamo quasi safe. No, ragazzi, nel senso che lotti per la pole per me. Non lo so, Windows. Guarda Perez. Potremmo lottare per la pole, dici, Windows. Sarebbe la prima pole, per noi. Però, ragazzi, se è così, veramente possiamo lottare per la pole. Guardate Sainz dietro. Oh, gran tempo di Gasly, ragazzi. Gran tempo di Gasly. Vi posso dire una cosa, siamo safe. E mi risparmio pure una gomma rossa che potrebbe servire se facciamo una doppia sosta. Quasi potrebbe pure fare una doppia sosta. Vediamo come strategia. Sto pensando alla gomma. Però, raga, che dite? Secondo me siamo safe. Tranquilli proprio. Cioè, Bottas, Duan, su no defette non ci recupereranno mai. No, è impossibile. Quindi, ragazzi, siamo safe. Vai. Non me la rischio. Vai, perfetto così. Vado pure più veloce. E dai. Bel tempo Gasly. Stavamo veramente, potevamo lottare per la pole. Vediamo, perché anche Ocon ha fatto un gran tempo, Windows, guarda Ocon. Due decimi da Perez. Cioè due decimi da Gasly.
Gran tempo pure di Ocon, che per me è safe pure Ocon. Ora vediamo, perché comunque l'aderenza adesso è alta. Per cui vediamo un po' il circuito. Tanto è finita, non possiamo più ripartire. Duan non ha migliorato, Ricciardo ha finito, lo sappiamo. Vediamo un po' se migliorano gli altri. Ha migliorato Perez. No, non migliora nessuno, ragazzi. Non migliora nessuno. Questi dietro rimangono dietro. Vai, vai, alla grande, raga. Alla grande. A posto. Bottas ha fatto un gran giro. Però siamo dentro con entrambi i piloti, ragazzi. Secondi e settimi, dai, dai. Dai. Molto bene, molto bene. Comunque il giro veloce l'ha fatto Sergio Perez, che su questo circuito va alla grande. Q3 per entrambi i piloti. Già questa è una cosa importante. Andiamo avanti. Potremmo lottare per... lo sai che potremmo... lo sai, Windows e gli altri? Potremmo lottare, ragazzi. Potremmo lottare per la pole, non lo so. Però per una prima fila forse sì, eh. Forse sì. Tanto, gomma nuova. Gomma nuova. Perfetto. Avviamo le qualifiche. Li vedo belli fomentati oggi. Speriamo. Vai. Andiamo Q3. Ritorno in pista subito. Ritorno in pista subito. Diamo un po' di scia ad Ocon del nostro Pierre Gasly. Dovrei aver fatto bene la scia. Guardate. Buonasera Kunta. Buon anno. Mi segui anche dalla montagna. Grande Kunta. Sei un mito, Kunta. Il mitico Kunta. Ci segue anche dalla montagna, signori. E tanta roba. Queste sono le persone gagliarde che ci fanno bene. Ci fanno bene all'umore. Buon anno, caro. Buon anno. E bentornato, bentornato. La prima live dell'anno. Belli fomentati. Stiamo lottando bene con Gasly, eh. Stiamo lottando addirittura per la pole position. Pensa tu. Oggi gran macchina. Oggi gran macchina. Oggi gran macchina. Aspettate, però no, ci sta partendo davanti. Oh, mettiamo questo, ok. Mettiamo questo e ok, vai. Andiamo con Gasly, ragazzi, però purtroppo c'è partita davanti una... ci potrebbe fare impeding una Mercedes. Ai ai ai. Aspettate, forse la troviamo sul rettilineo? No, no. No. No, raga. Nel pezzo stretto l'abbiamo presa. Che sfortuna. Bastardo chiunque fosse. Fra Hamilton e quella merda di Russell. Nah. Malefico. Malefico chiunque tu sia. Ci ha fatto impeding, signori. Ci ha fatto impeding. Con Gasly. Calcolate 1.29.3, ricordate, poco impeding, però c'è, sì, poco Windows, però c'è stavolta. Calcola che, ricordatevi 1.29.3, 1.29.3 come tempo migliore che ha fatto il nostro Gasly. Ciao Stufa! Tutto bene, caro, tutto bene, tu? Buon anno carissimo, buon anno a tutti, ragazzi. Bentornati. Si inizia bene con il botto questo 2023. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Esce. Vediamo un po'. 1.29 e 7, ragazzi. Che vi avevo detto? Che vi avevo detto? Ocon pure. No, ragazzi. Male, male, raga. Male, male. Male, male. Devo fare un altro tentativo. Calcola che in genere purtroppo aggiungere il secondo tentativo lo fanno sempre con gomma usata. Okay, ah, no. Ciao Dario, benvenuto caro. Ragazzi, guardate un po'. Ragazzi, prima abbiamo fatto uno. Prima abbiamo fatto... come va? Bene Dario, buon anno, benvenuto. Tutto bene caro, tutto bene. Tutto bene carissimo. Che vi volevo dire? Aspettate, che purtroppo l'impeding ci ha fatto male, signori. Grazie, grazie Dario, grazie Dario. E ora dobbiamo tornare dentro e aspettare. Dobbiamo aspettare, signori. Avrei fatto after.
Adesso usiamo gomma nuova, ragazzi. Il secondo tentativo lo fanno sempre con gomma usata? Loro? Non lo so che gomma hanno usato. Sì, gli altri hanno fatto tutti gomma nuova. Per 40 minuti non stavo sveglio per un giorno intero. Ah, quasi. Bravo, bravo Dario. Bravo, ti sei divertito. Bravo Dario, hai fatto bene, hai fatto bene. Io non ce la faccio più a tenere quei ritmi, Dario. Io non ce la faccio più. Quindi riconfiguriamo un attimo. Regà, scusate, gomma nuova. Facciamo gomma nuova. Non me la tengo. Facciamo gomma nuova, sti cavoli. Dobbiamo migliorare assolutamente. Gomma nuova. Non dobbiamo prenderci impeding. Comunque, se non sbaglio, nelle qualifiche non ti dai distacchi dal primo sui vari parziali, giusto? E ti eri alzata alle 6:40. Ammazza. Ammazza, Dario. E Kunta, ti dà l'intervallo. Ti dà l'intervallo. Ti dà anche i parziali. Sì, ti dà i parziali, ma non rispetto agli altri. Devi mettere un'altra, questa qua devi mettere. Eccola qua. I settori. Se dici questi, ci sono. Ora aspettiamo che escono tutti, raga. Aspettiamo, dobbiamo fare il giro adesso. No, ma quando stai facendo il tuo giro? No, non ce li dai i parziali sugli altri. No, Kunta. No, quando faccio il mio giro no. Ritorniamo in pista. Oh, speriamo bene. Dai, forza. Quell'impeding. Cioè, nel Q2 abbiamo fatto un giro meraviglioso. Il miglior giro assoluto. 1,29,3. Abbiamo fatto un giro meraviglioso. Adesso ritorniamo in pista, eh. Torniamo in pista. Torniamo in pista, vai. Pure per ultimi, ma torniamo in pista, vai. Ma non esce? Non esce, Con? Che cazzo sta facendo, Con? Ah, mi sbaralla tutto, mi sbarella. Aspettate. È una pecca del gioco, dovrebbe metterti anche distacchi nei vari settori per capire come sta andando. Sì, lo so, lo so, lo so. Ma miglioreranno l'anno prossimo, Kunta, che faranno un altro gioco. Lo miglioreranno l'anno prossimo, Kunta. Purtroppo questa è stata un po' una prova, sto gioco, eh. Oh, mi hai fatto l'abbonamentino, Kunta? Che hai fatto l'abbonamentino, Kunta, per caso? Che non è uscita la... Non mi è uscita la... grazie, caro. Scusa, ma non è uscita la notifica. Non è uscita la notifica. Grazie per l'abbonamentino, caro. Per il Prime, qualunque cosa sia. Purtroppo non è uscita la... Aspettate. Vai. Vai. Dove stavo, Con? Dove stavo, Con? Ancora non sta uscendo, Con. Aspettate un attimo, raga. Vai pure con Ocon. Ok, andiamo su Gasly, ragazzi. Andiamo in pista con Gasly, vai. Vai. Vediamo un po', gomma nuova, dobbiamo vediamo un po' se stiamo migliorando. Scusate i parziali, non ve l'ho fatti vedere. Vediamo un po' il primo parziale. Vediamo se miglioriamo, non rispetto agli altri, ma miglioriamo rispetto a noi stessi. Sì, miglioriamo il primo settore. Miglioriamo il primo settore, molto bene. Vediamo Con se migliora il primo settore. Anche Con migliora il primo settore, bene così. Questa è una parte molto complicata. Questa parte lenta. Molto complicata. Bene, migliora il secondo settore Gasly, ragazzi. Stiamo migliorando. Dai. Non migliora Ocon nel secondo settore. Ma dai, Esteban. Vediamo un po' come chiudiamo il giro. Ma Esteban, ma come non migliori? Vediamo come chiudiamo il giro, ragazzi. Vai, Pierre. Fai il giro grandioso, Pierre. Fai il giro grandioso. Intanto Leclerc in pole position. Fai il giro grandioso. E Gasly terzo. Gasly terzo. Al momento. Verstappen chiudete. Mamma mia, Gasly, ragazzi. Vediamo Ocon. Niente, raga. Ocon è rimasto ottavo, purtroppo. Gasly ha fatto seconda fila, signori. Terzo a 2 decimi da Leclerc. Davanti a Perez e Sainz. Ma che giro ha fatto Pierre? Che giro ha fatto, signori? Mamma mia, che qua è un fenomeno Gasly, è un fenomeno. Fenomeno.
Partiamo in seconda fila terzi. 29-2 Windows, non l'avevo visto. Ha fatto 29-2, grande. Grande giro, ragazzi, grande giro. Gasly, partiamo terzi. Leclerc primo, Perez secondo. Quarto Verstappen. Ragazzi, davanti a Verstappen è già tanta roba. Davanti a Sainz uguale. E abbiamo dato un decimo a Verstappen e Sainz. Peccato con, perché poteva fare molto meglio con. Partirà ottavo, va bene, dai. Non ci sono penalità al momento. Andiamo un po' più veloci, va bene così, va bene così. Russell non dovrebbe... Ok, perfetto. Vi faccio vedere la griglia di partenza. Quindi, Leclerc pole position. Accanto a lui Sergio Perez, poi seconda fila, il nostro Pierino Gasly con Max Verstappen, attenzione alla partenza. Sainz e Hamilton, terza fila, quarta fila Russell con Ocon, il nostro Ocon, perché abbiamo preso la seconda stagione, ve lo ricordo, in Alfa Tauri, Ocon. Abbiamo fatto la coppia francese in Alfa Tauri. Alonso Bottas, quindi chiudono le prime 10 posizioni. Poi c'è Norris, Vettel, Tsunoda, Doohan, Ricciardo, Magnussen, Albon, Guanyu Zhou, Stroll, Mick Schumacher. Questa è la griglia di partenza di Miami. Miami, come detto, circuito veloce, circuito interessante. Ci piace abbastanza, abbastanza. E va bene così, e va bene così. Andiamo. Continuiamo. Ora facciamo la strategia, regà. Per i piloti è giunto il momento. Questa è la presentazione della gara. Il bevo un attimo, È arrivato. Questo weekend Miami Gardens, poi si chiama. All'Alfa Tauri. E ora si trova nella posizione ideale per condurre una gara brillante. Perché si chiama Gardens, signori? Prestazione di buon livello nelle qualifiche. Me lo chiedo a voi. Comunque, Lolo, la scorsa settimana ho giocato un po' a Spin Tires The Original. Pazzesco, ho tirato quelle saracche quando mi impantanavo e poi mi ribaltavo. Per me è un gioco che dovresti portare. Lo so, Spin Tires, ma ce ne sta un altro che è ancora meglio, come si chiama? Spin Tires è vecchio, sì. Ma è difficilissimo, se non fai giochi in coppia è difficilissimo Spin Tires. Come si chiama quell'altro? Oddio. Quello che è uscito dopo, che è ancora meglio di Spin Tires. Spin Tires l'ho portato, pensa tu, su YouTube anni fa. L'ho giocati, Kunta, li conosco. Però se non giochi in multi, in coppia almeno, o in tre persone, purtroppo ti impantani e non esco più. E quindi le bestemmie e via, finisce tutto. SnowRunner, bravo Kunta, SnowRunner, esattamente, SnowRunner. Perché è vicino a Villa Panfili. Windows, non lo so, potrebbe essere. Perché si chiama Gardens? No, non lo so, ragazzi, perché si chiama. L'ho chiesto a voi perché non lo so, perché si chiamano. Sono i giardini di Miami, signori, i giardini di Miami. Dove ci sono anche le giostre, ci stanno delle giostre, ci sono anche una funivia, passa sopra. Sono tutta una cosa strana, hanno fatto. Dei giardini particolari ci sono là. Miami, sapete che è particolare come zona americana. Allora, adesso fermi, adesso... Mi serve il vostro aiuto, ma la vostra testa, la vostra... come dire... Dobbiamo capire la strategia. Quindi, attenzione. Strategia. La più veloce, secondo lui, è... Assolutamente a due... Mi dice di fare a due... A due... Due, signori, due. No, la più veloce... No, ragazzi, la più veloce invece è a 2, ma così. Hard, media, media. Perché media hard non ce la fa. Media hard... Allora, una non ce la facciamo. Ma ragazzi, la migliore è hard, media, media. Ma non mi piace. Io farei media, hard, media. Vediamo un po'. Allora, prendo questa... Aspettate, media, hard, media. Sì, stufa, stavo dicendo anch'io la stessa cosa. Esatto. Perché la rossa, purtroppo, guardate, la rossa mi arriva pelo pelo. Allora, potremmo... No, aspettate. Aspettate. No. Eccola. Potremmo anche fare così. No, ragazzi, potremmo fare questa. Media hard rossa. Media hard rossa, perché così alla fine... Capito? Spingiamo, signori. Io direi così. No, la rossa è usata, stufa. Ciao, buonasera, Vikingur. Benvenuto. Buon anno, Viki. Buon anno, ragazzi. Buon anno a tutti.
No, stufa, la rossa è vecchia, è all'83%, non abbiamo rossa nuova. Però, ragazzi, ci arriviamo. Ci arriviamo senza problemi. Ah, fatemi un attimo aggiornare questa, fatemi capire un attimo. No, regà, è ancora più veloce. No, è ancora più veloce questa. No, fermi. No, fermi. No, è usata, non va bene. No, non va bene, ragazzi. Allora, facciamo media. Eccola qua. Allora, eccola qua. Fermi tutti. No, aspettate. Aspettate. Che sto a fa? No, guardate quanto sono veloce con questa. Alla grande, così, ragazzi. Così è velocissima. Tieni conto che a Miami... No, ragazzi, tieni conto che a Miami si sorpassa poco, quindi ritardare la sosta per usare la rossa rischia di farti finire nel traffico. È vero, stufa. Bravo. Non fare troppo affidamento a quei tempi, ti consiglio. Windows, io però ti posso garantire che hard così, media, hard media, in questo modo possiamo anche spingere di più, a un certo punto. Ragazzi, io faccio questa. Ho deciso. È la migliore rispetto a questi tempi. Sicuramente la migliore, Media, hard media. Vai, fatta, decisa, raga. Ho deciso ormai. Allora, opzione pilota. Aspettate un attimo. Andiamo subito con consumo carburante alto e facciamo subito sorpasso. Sì, nel senso, questa è proprio la strategia che farei io, ma in quei tempi non ti dicono molto. Però calcolate che quella strategia è la migliore che puoi fare, secondo me, con le gomme che abbiamo. Sono anche bugati per... Ocon hard media. Sì, potremmo cambiare. Sì, Kunta. Infatti avevo intenzione di di non farla identica. Perché? Potremmo fare, come dice il buon Kunta, facciamo questa. Proprio questa. Hard media. Così. Allora, però aspettate. Non va bene. Aspettate. No, aspettate. Ok, così è buona. L'abbiamo migliorata ancora, Così è buonissima, ragazzi. Così è buonissima. Abbiamo un bel margine in mezzo. Abbiamo un bel margine alla fine. Mi piace questa, raga. Mi piace questa. Hard media, vai, fatta. Deciso per Ocon. Carissimo. Questa più 8, vabbè. I tempi magari, come dice Windows, sono un po' buggati. Però, ragazzi, hard media va bene. L'hard è vecchia? No, l'hard è nuova. 100%. No, Windows, l'hard è nuova. 100%. E a destra lo vedi. Perché dici che è vecchia? Aspetta, clicca. Perché dici che è vecchia? Ah, c'hai ragione. Perché mi dà questa... No, hard 100%. Hard 100%. No, hard 100% Windows. Eccola, 100%. Ma è mezzo buggato. No, era un'altra strategia. No, va bene, ragazzi, queste sono perfette. Allora, opzione pilota. Vado con consumo subito alto. Vado di prepotenza sul sorpasso. Ragazzi, tentiamo di... Oh, regà, io tenterò con Gasly di andare un'altra volta a podio. Ci siamo andati l'ultima volta, tentiamo. Modalità passo, ragazzi, lasciamo normale al momento. Poi in caso aumento il passo più avanti. Ok, ragazzi, siamo pronti. Aggiungi carburante? Non lo so. Non so se qua può essere conveniente aggiungere il carburante, regà. Faccio un giro in più, ragazzi. Ho aggiunto un giro in più di carburante. Sì. Guardate, un giro in più sono un paio di chiletti. Peso carburante 108. Ragazzi, facciamo con carburante in più. Sì. Così spingo bene sul carburante dopo. Sì, facciamo così. Buona idea. Allora, a Miami ci sta. Si può fare sta strategia, sì. Ok, pronti. Partiamo terzi, ottavi. Vi ricordo, ragazzi, per chi si è connesso adesso,
per chi non mi ha seguito nell'ultima, questa seconda stagione, purtroppo l'intelligenza artificiale cosa ha fatto? Hanno votato di avere solamente i primi 6 piloti a punti, ok? Solo i primi 6 piloti, non 10. Per cui, ragazzi, purtroppo avremo questo problema. Se non arriviamo fra i primi 6 non prendiamo punti. Al momento siamo quarti come costruttori, ma possiamo arrivare anche terzi perché la Mercedes sta là. Dai, speriamo bene, siamo alla quarta gara, speriamo, avviamo la gara, vai, pronti. Belli fomentati, forza. L'anno nuovo deve essere positivo subito. Si intravede qualche nuvola in cielo. Qualche nuvola? Ma no, non piove, ragazzi, non piove. Calcolate che ho il centro meteorologico al 100%, In terza posizione. I geni della FIA, esatto, Windows. Mi pare una stronzata, Vigung pure a me, ma purtroppo hanno deciso ha deciso la FIA insieme alle scuderie. Tra i primi che devo fare, raga? Io ho detto no, ma no, la maggioranza vince sempre. Lo sapete, democrazia è così. E quindi dobbiamo fare sta genialata che è una cazzata enorme, purtroppo. Ecco che partiamo, signori. Si accendono i semafori, 1 2 3 4 5. Si spengono i semafori e partiamo. Gasly terzo. E via, partiti. È partito bene. No, Verstappen ci ha fregato in partenza. Ci sta fregando Verstappen. Ma noi ci siamo. Bene, chiudiamo su Verstappen. Che partenza che ha fatto con ottavo. Che partenza Verstappen, ragazzi. Siamo più pesanti, ve lo dico. Diamo un po' di potenza. Do un po' di potenza subito. Con l'Hertz. Dobbiamo stare attaccati ai primi due, ragà. Abbiamo dietro un Verstappen e un e Sainz micidiali. Comunque Ocon sta provando a superare Russell. Ocon sta lì per superare Russell. Intanto guardate a sinistra tutti i tempi, guardate i tempi, raga. Ci proviamo, ragazzi, ma non voglio finire l'Hertz più che altro. Spingiamo subito di motore, stiamo spingendo di motore perché abbiamo un bel motore nuovo oggi. Possiamo fare il colpaccio oggi. Dai che i primi tre se ne vanno. No, è arrivato di botto, ma vedi. Hai visto Verstappen, ragazzi, come è arrivato? Ci sta provando. No! Ci ha chiuso brutalmente. No, vabbè, ragazzi, Sainz ci ha chiuso brutalmente. Lo stavamo sorpassando, ci ha chiuso brutalmente. Avete visto che ci ha fatto Sainz, ragazzi? Ora dobbiamo stare sotto il secondo. No, ragazzi, ma avete visto che ha fatto Sainz? No, scusa, Perez. Sì, Sainz. Ma visto che ci ha fatto Perez? Scusate, stufa, è Perez. Ma visto come ci ha chiuso la porta in faccia? Se non torniamo sotto il secondo, siamo a... Ok, siamo tornati sotto il secondo, dai. Siamo tornati tutti attaccati, va bene così. Raga, io metto un po' neutro. Vediamo un po'. Ocon non riesce a superare Russell invece. Ocon piantato un'ottava posizione, Ocon. Verstappen furioso. Ma quando parte il... Ah, il DRS attivo, vai. DRS attivo, ragazzi. Ma Verstappen ci è attaccato. Tosta qua, tosta la gara, ma ce la dobbiamo fare, signori. Come l'ultima volta, dai. Gasly lo vedo veramente fomentato oggi. Vedo un Gasly fomentato.
mentre Ocon sta lì dietro ottavo. Tutti attaccati al momento. Purtroppo sono quei bug del gioco che si risolveranno solo col prossimo capitolo, si spera. Speriamo, Stupa. Spingi, butta fuori Max dal DRS. Windows, non vorrei spingere troppo. Perché l'Hertz... Vediamo, proviamo. Proviamo a dare un po' di potenza ancora, vai. Diamo un po' di potenza ancora, vediamo un po' qua. Tanto sorpasso di Perez su Leclerc. Non vorrei adesso, infatti. Vorrei aspettare un attimo. Tanto Leclerc, ragazzi, c'ha avuto problemi. Perché è stato sorpassato brutalmente da Perez. Però col DRS è più facile. Adesso Leclerc. Ci riprova Leclerc. Stanno lottando i due davanti. Noi stiamo là a guardare. Stiamo lì a guardare. Uno spettacolo. Ma Gasly non deve mollare niente. Eccolo, va Pierre. Grande sorpasso. Mamma mia, che sorpasso abbiamo fatto su Leclerc. Ragazzi, che sorpasso abbiamo fatto su Leclerc. Mamma mia, riguardiamolo. No, ragazzi, riguardiamolo. Guardate che sorpasso. Guardate che ha fatto Gasly. Guardate dall'esterno. L'ultima curva a Miami prima del rettilineo. Mamma mia. Mamma mia che ha fatto. Mamma mia che ha fatto, ragazzi. E guardate come esultano i meccanici. Dai, secondo. Adesso stiamo dietro al cieco Perez. Però Charles è forte, ragazzi. Gomme hanno. Hanno tutti gomme medie, Stufa. Tranne Sainz ed Hamilton. Ed Ocon. Hanno tutti gomme medie. Attenzione qua, attenzione qua. Attenzione qua, ragazzi. Vedo un Leclerc dannatamente fomentato. Al momento non ci sono. Occhio a non far perdere il DRS a Ocon. Dove sta? Ocon no, sta a 6 decimi Ocon. No, Ocon non sta perdendo il DRS. No, Windows non lo sta perdendo, guarda. Sta a 3 decimi, guarda, da Russell. Attaccato. Ma adesso Hamilton perde il DRS tra un po', secondo me, Hamilton sta per perdere il DRS. L'ha perso. Grande Pierre. E ci prova. Ci prova su Checo Perez. Mamma mia, Gasly, che cosa sta facendo? Sì, ogni tanto butto un occhio, non ti preoccupare. Cosa sta facendo Pierre? Mamma mia, sorpasso all'interno. Primi, sorpasso all'interno. Mamma mia, che sorpasso che ha fatto. Signori, Pierre Gasly. Perez difende meglio di Chiellini agli europei, purtroppo. Ma guardate che sorpasso. Dai, grande Pierre. Ma quanto è fomentatorio Pierre Gasly. Adesso però c'ha il DRS lui, attenzione. Ora dovremmo andarcene. Ma adesso, ragazzi, faccio una cosa. Metto un po' di potenza. Vediamo un po' se ci riusciamo a difendere. Grande Pierre. Peccato. Grande, che difesa. Che difesa di Gasly, ragazzi. Che spettacolo Pierre Gasly. Ok, rimettiamo neutro. Abbiamo dato un bel distacco. Sei decimi. Ma come la stiamo facendo questa gara? Però molto bene Perez. Con i due tornanti finali recupero l'Hertz, dici, Stufa? A rettilineo finale. Ah, i tornanti finali. Ok. Altro giro veloce per... No, Sainz ci ha tolto il giro veloce.
Lo stiamo tenendo dietro Perez, però adesso ci potrebbe sorpassare, eh. Ragazzi, ma Ocon... No, Ocon va male. Aspettate, potenza su Ocon. Ocon sta per perdere il DRS. Sì, sì, ho capito quale dici, stufa. Quello alla fine del rettilineo, sì, sì. Comunque Pierre come lotta. Come lotta Pierre Gasly, ragazzi. Oggi tanta roba. Peccato, peccato, però adesso è stato superato da Perez. Vabbè ragazzi, Perez è forte comunque. Perez è forte. Qui ragazzi la Red Bull e la Ferrari sono veramente forti. Cioè, anzi che alla quarta gara stiamo lottando con loro. Non me l'aspettavo proprio. Non ho fatto troppe modifiche, eh. Anzi, sto aspettando una pancia laterale nuova per il raffreddamento motore. Ocon, no ragazzi, Ocon, no ragazzi. Ocon, nono. Tanto Gasly sta... No, raga, Ocon male male, eh. Ocon male male. Ha fatto un errore Ocon, sicuro. Grande Pierre, grande Pierre. Grande Pierre. Mamma mia Gasly, ragazzi. Mamma mia Gasly. Che mito. Ragazzi, pensiamo a Gasly, perché tanto Ocon lo vedo male oggi. Gomma hard, male male. Non ha ritmo con gomma hard. Tra un po' possiamo pure, tra un po' poi spingiamo pure con le gomme con Gasly, ve lo dico. Pure con Ocon alla fine. Ok, tenerlo dietro sarebbe buono. Vado un po' più veloce, raga. Siamo appena al settimo giro, vi ho fatto vedere. Questa è una gara da fare molto accurata, ma dobbiamo tenerli dietro per un po', poi vediamo. Ancora DRS, tiene benissimo Gasly, tiene benissimo. Che mito Pierre, che mito. Calcolate che avevamo la macchina più pesante degli altri, eh. Perez ci sorpassa. Purtroppo c'è anche Leclerc. Posso dirvi che siamo tutti attaccati oggi. Non riusciamo ad andarcene via. Vai Pierre. Grande Pierre, altro sorpasso stupendo. Ci prova, ma Perez, guardate come si difende. Un cane che morde sulle caviglie, Perez. No, vabbè, è veramente difficile sorpassare Perez, ragazzi. Penso uno dei più forti in difesa, credo. Hai sbagliato con Ocon, te l'avevo detto. Che ho sbagliato? No, ha perso lui, eh. Non posso spingere, guarda. Non abbiamo Hertz. Ah, non me ne frega niente di Ocon, sono sincero. Mi sto giocando una posizione troppo importante. Tanto dobbiamo arrivare sesti. E calcola Windows che è quasi impossibile arrivare sesti. Per prendere un punto dobbiamo arrivare sesti, eh. Quindi... No, ma Ocon ormai ha perso troppo. È inutile. No. Che bug, ragazzi. Che bug. Un'altra volta ci ha chiuso male. L'avete visto? No, vabbè, ma questo è un bug enorme. Ok, siamo tornati, va. Siamo tornati sotto zona DRS. Sì, sì, qui è colpa del gioco, ragazzi. Perché non è possibile che quello ci fa una cosa del genere.
adesso l'abbiamo recuperato con un po' di potenza. Ma vai, non ho più. No, non ho più l'Hertz, raga. Non ho più Hertz. Dobbiamo accumulare l'Hertz. Faccio un po' di accumulo pure con lui e poi rispingo. Andiamo un po'. Ah, Ocon malissimo, ragazzi. Ocon malissimo. Mamma mia, Ocon proprio male. Tanto siamo rimasti attaccati a Perez, per fortuna, eh. Buono, buono qua, buono qua. Buono qua. Bravissimo, sorpasso su Perez. Tanto Bottas sorpassa Ocon. Vabbè, raga, Ocon è andato. Ocon, stai bene lì, stai. Stai veramente bene lì. Non so, Ocon non so che c'ha, ragazzi, non va. A gomma bianca, ragazzi, con gomma bianca Ocon non va. Ricordiamoci sta cosa, non devo mettergli gomma bianca ad Ocon. Non va. Non va. È proprio un pilota che con la gomma bianca non va. Perez ci supera Perez un'altra volta, vabbè. Cioè che gli ha fatto perdere il DRS. No, non gli ho fatto perdere. No, no, Windows. No, non hai capito che è successo. È un bug del gioco anche su Ocon. Non aveva perso il DRS. Non aveva perso il DRS. Ci ha sorpassato un altro pilota perché lui ha sbagliato. Stava attaccato a quello davanti e anche lì ha fatto una frenata brutta. Fidati, fidati. Non gli ho fatto perdere io il DRS, Windows. Non hai visto bene. Fidati, eh. Ma non potevo recuperare, non avevo Hertz. Come facevo? Non potevo recuperare. Sto già spingendo molto con col motore. Come facevo? Non potevo recuperare, Windows. Fa niente, ma poi non me ne frega niente, dai, fa niente. Recupereremo qualche cosa dopo con la gomma media, spero. Altrimenti va bene così. Ah, io, a me preoccupa questa qui davanti, se dobbiamo essere concentrati. Ci stiamo giocando veramente tanto qua, eh. Perché comunque Leclerc... Ragazzi, Sainz finalmente si è tolto dal cavolo a un secondo e tre. Però Leclerc non c'è. No, non c'è di Leclerc, guardate. Altro bug, incredibile. Non ci credo. No, non ci credo. No, non ci credo. Sono un po' più aggressiva la gomma. No, Gasly è top, però non va bene così. Ok. Per l'Alfa Tauri. Aspettate, eh. Ocon supera Bottas. Ok, ingresso finestra di sosta. Non ci interessa. Mettiamo aggressivo con la gomma. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salito. Dai, dai. Sì, Kunta, Gasly è fortissimo, raga. Gasly è fortissimo. Penso uno dei piloti migliori di questo gioco. Adesso però, raga, iniziamo a fare equilibrata. Fidatevi di me. Andiamo a fare equilibrata. Abbiamo fatto una prima parte di gara interessante. Ora facciamo equilibrata e spingeremo un po' con le gomme. Anzi, possiamo spingere con le gomme. Pure attacco. Dai Pierre, dai Pierre. Che l'Hertz lo finiamo. Guadagna una posizione. Vedete, raga, Bottas Ocon. Vabbè, adesso lì ci sarà tutta questa serie di sorpassi. Ma perché non lo chiudi pure tu come fa lui? Perché non lo chiudi pure tu, Pierre? Bravo, bravo, bravo Pierre. L'Alfa Tauri passa avanti. Intanto Alonso fenomenale, eh? Un'altra pecca del gioco è che i piloti, se li cambi, te li fa cambiare subito. Non ti permette di fare il contratto a stagione in corso per la prossima. Sì, la sì, sì. È
avanti. Kunta, ma ci sono un sacco di cosette da fare. Tanto vedo Perez che ha sorpassato. Bravo, bravo, bravo Este, bravo Pierre. È Box Norris intanto, è Box Norris. È Box Norris, signori. Qui stiamo spingendo parecchio con la gomma, eh. Tanto vabbè, ce la facciamo. Siamo quasi al giro per fare il pit. Non so se anticiparlo, ma non credo. Questo è un momento importante. Questo è un momento importante, vado per uno, perché questo è un momento importante del pit. Ah, fatemi ragionare. No, non sono entrati. Non sono entrati gli altri. Non sono entrati. Ok, vai, opzione, vai, 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 vai. Questa è ottima. Quindi abbiamo detto, facciamo hard, nuova, 100%. Box, box questo giro, box. Box, 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 box. Box questo giro, signori. Io quando finirò la prima stagione con Aston Martin volevo prendere Ocon, ma a sto punto tento di prendere Gasly al posto di Vettel. Sì, Gasly è forte proprio. Gasly è veramente forte. Good job di Ocon. Sì, Ocon è bravo, ragazzi. Però Ocon sta lì con gomma hard, guardate, sta lì. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Sto spingendo con Gasly. Sto spingendo con Gasly. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce la facciamo a sorpassarlo. Prima dell'ingresso al pit. Lo sorpassiamo. Importantissimo, regà. Anch'io lo vedo bene in Ferrari, Windows, l'ho sempre detto. A me piace un sacco Gasly. Anch'io l'ho detto anche nella realtà, pensa. Dai regà, vai regà. Vai regà. Non ti far sorpassare adesso. Tieni, 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 tieni. No, porca miseria, oh. Mortacci Perez che ha fatto. Intanto Verstappen supera Leclerc. Ok, rientra, rientriamo, rientriamo. Rientriamo, ragazzi. Non mi dire che gli altri fanno... No, non possono fare una sosta sola. No, non possono fare una sosta sola. Intanto, vediamo come va. Buono, 2-6, buona, buona, buona. Buona. Buona sosta per Gasly, stiamo un po' in mezzo al traffico. No, nemmeno troppo. No, non siamo nemmeno troppo in mezzo al traffico. Va bene così. No, non stiamo in mezzo al traffico, ragazzi. Buono, buono. Boh, ottima uscita, ottima uscita. Ottima uscita dal box. Sette secondi da Vettel. Vabbè, siamo tutti attaccati. Sì, ci vuole tanto per mettere in temperatura. Guardate, raga, vi faccio vedere. Sì, bravo Windows. Ci vuole un po' per mettere in temperatura, guardate. Però ci sono già quasi, eh. Ci sono però, eh. Guardate. Bah, tutto sommato, pensavo peggio. Pensavo peggio. Pensavo peggio. Ah, siamo già a 6 secondi da Vettel, raga. Gomme degli altri. Gomme degli altri dovrebbero andare a fare il pit. Posizione persa intanto di Ocon, nuovamente. So, Perez, Verstappen e Leclerc dovrebbero fare pit. Che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Non possono fare una sosta sola, spero. Se fanno una sosta ci hanno fregato brutalmente. Okay,
Il tracciato è 46 gradi, Windows, ecco perché. È caldo, è caldo. Non ti conviene spingere un po'? Non lo so. Potremmo spingere giusto con un po' col motore. Ho un po' paura, lo sapete? Se non fanno subito il pit significa che vanno lunghi. Vanno lunghi, lo sapete? No, ma come fanno ad andare lunghi? No, è impossibile, oh. E invece stanno andando lunghi, raga. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. E invece stanno andando lunghi. Però avranno gomma morta alla fine, ragazzi. Cioè, se vanno lunghi con una hard, quindi con una bianca, c'hanno gomma morta alla fine. Cioè, è possibile. Spingiamo un po' pure con lui. Lo sai che ho notato un miglioramento nella strategia dell'intelligenza artificiale? Sì, sì, Windows, è vero. Sì, sì, dopo le patch, nettamente, l'ho detto l'altra volta in gara, sì, sì. Nettamente migliorato. Tanto, ragazzi, siamo arrivati a Vettel, eh. E loro stanno perdendo un sacco. Forse questo è un caso di quelli. Speriamo di no, raga. Ci stavamo giocando la vittoria oggi. No, rosico troppo. No, rosico troppo. Cioè, per me possiamo andare. Potevamo vincerla sta gara. Pensate che vi dico. Macchina perfetta oggi. Tanto siamo quasi arrivati a Vettel, eh. Sta là davanti Vettel con l'Alfa Romeo, ve lo ricordo. Vettel ha cambiato scuderia, Alfa Romeo. Non si è ritirato nel mio gioco, non si è ritirato Sebastian. Il buon Sebastian. 4 volte campione del mondo, signori. Siamo là che ci arriviamo, ci arriviamo. Tutti scuola Bonington. Yes, yes. Ingresso finestra di sosta, qui ancora aspettiamo. Qui spingiamo con la gomma, va. Use the pace now. Copy. Spingiamo con Ocon con la gomma, va. Vediamo un po'. Siamo là ottavi. Ok, siamo sul DRS di Vettel. Vai, ottimo. E ora dobbiamo sorpassarlo facilmente. Speriamo, con gomma hard. Pure se è nuova. Fa caldo oggi, signori, fa caldo qua a Miami, molto caldo. Vediamo un po' se arriviamo in un buon posto per sorpassarlo. Forse sì, o forse no, no. Ci ha bloccato. Niente, raga, mi sa che abbiamo... Hanno azzeccato loro la strategia, lo sapete? Ho sbagliato la strategia io, forse. Però doppia sosta è l'unica che potevo fare. Vediamo un po' se riusciamo a sorpassarlo qui. Dai, 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 sorpassa. Vai. Bella finta, sinistra-destra. E andiamo, e andiamo. E qua c'è il sorpasso su Vettel. Ottimo sorpasso, ottimo, ottimo. Ottimo qua, subito Gasly se lo toglie di mezzo. Bravo Pierre, bravo Pierre. Bravo Pierre. Posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Ah, raga, faccio una cosa, metto equilibrata. Metto equilibrata di motore perché voglio tenermi un po' per dopo. Guarda che sarei parecchio avanti quando pitteranno per me. Windows, sì, sto recuperando parecchio, però poi io devo fare un altro pit. Capito qual è il problema? Poi dovrò recuperare un sacco di secondi. Dopo. Ma loro avranno gomma morta. Ma come fanno a non fare il pit ancora?
38%, guardate. Sono andati per una sosta sola, raga. Ci hanno fregato. Vabbè, andiamo adesso, andiamo per due, va. Andiamo un po' più veloci. Ci hanno fregato. Mi sa che ci hanno fregato per la vittoria, ci hanno fregato sicuro. Secondo me. Da me sono arrivati anche al 15%. Ma veramente, Windows? Se mi dici così, allora è finita proprio. No, ma non possono fare una sola sosta. Perciò ti dicevo, sì. È migliorata l'intelligenza artificiale. Kunta, secondo me sì, guarda. Stanno a 24 giri, stanno a metà quasi. Se mettono l'hard, fanno una sosta sola. Però avranno gomma morta alla fine. E noi ci avremo gomma nuova. Cioè, strategia completamente differente. Vediamo qual è quella che paga. Tanto stiamo arrivando anche a Bottas. Ai box, Perez e Leclerc, ai box. Anche Russell e Alonso, ai box. Ok, adesso questa facciamo ovviamente media. Box. Box this lap. Box anche per Ocon questo giro. Che gomma mettono? Vediamo un po'. Ora ce lo dicono, Verstappen sta a 29% di gomma. Ancora non fa il pit. Ora vediamo che gomma mettono, Hanno messo l'hard, hai visto? Io ce l'avevo 86%, loro al 99%. Hanno messo tutti là. Io infatti andrei di arancione tutto il tempo anche con questa e con la prossima mescola. Dici? Proviamo aggressivo, va. Proviamo un po' aggressivo, sì. Va bene, dai, proviamoci. Sì, Windows, vanno fino alla fine. Dobbiamo provare arancione, regà. Come dice il buon Windows. Sì, arrivano sui cerchioni, punta. Andiamo di aggressiva, dai. Andiamo di aggressiva, proviamo. Anche se purtroppo vi dico che la temperatura è molto alta del tracciato, Ma ora dovrebbero fare sosta sia il nostro Con che Bottas. Ai box Verstappen e Sainz. Con la media non andrei sempre di arancione, non saprei. Ora vediamo. No, guardate, intanto... Bastardo Bottas. Nuovo giro veloce intanto, ragazzi. Nuovo giro veloce per Gasly. Intanto, ragazzi, Bottas ci sta bloccando. Bottas ci sta bloccando incredibilmente. Aspettate che sto vedendo i pneumatici. Aspettate, andiamo su intervallo. Perez ci sta 8 secondi e 8. Qua troppo tempo, raga. Non riusciamo a sorpassarlo. Maledetto Bottas. Guarda che bastardo. Con sta gomma di merda. Adesso lo sorpassiamo, dai. Posso dirvi una cosa? Ma Bottas l'hanno fatto troppo forte a sto gioco. Cioè, Bottas... Allora, ragazzi, se prendete Gasly e Bottas, fate un'accoppiata da paura. In due stagioni ho capito che sono tra i più forti. Adesso l'abbiamo sorpassato, ma era normale. Vabbè, Windows, infatti è esagerato. Più di... Sì, Gasly c'ha 84, ragazzi. Ma Gasly è forte, eh. Oh, scusate, non l'avevo visto. Standard. Ocon. Ok, keep looking after the tire. Copy that. Ocon dove sta? Ah, sta là dietro Ocon, mamma mia. Tata è box Tsunoda, Ricciardo Duan. Anche Bottas è box.
also pitted. Ocon sta guadagnando un po', eh. Poi verso la fine, ragazzi, ovviamente faccio un'altra cosa. Vado di motore, vado su di motore ovviamente alla fine, che dobbiamo poi raggiungere gli altri, che non faranno, purtroppo non faranno una doppia sosta come noi. Andiamo più veloci adesso, va. Andiamo più veloci. Siamo ancora al 27esimo giro. E io pensavo di aver fatto una bellissima strategia oggi. E invece qualcosina. Più di Russell anche. Abbassa il consumo di gomma Ocon. Sì, l'ho fatto, stufa. Per me è anche sbagliata l'aggressività bassa di Leclerc. Sì. Tanto Hamilton è box. Hamilton è box. Ocon è nono. Non c'è niente da fare. Ocon non arriva su Hamilton. Dobbiamo recuperare su quelli dietro, regà. 9 secondi da Verstappen. Vediamo, dobbiamo fare... è impossibile. Sarà veramente difficile, andremo in mezzo al traffico. Intanto Sainz fa il giro veloce. Sto tentando di... Fai respirare la gomma ogni tanto. Sì, adesso la faccio respirare un po', è vero. Standard. Qua arrivato su aggressivo, invece. Ocon è difficile che... Però guardate, Ocon... Può andare, perché c'è la gomma media. Pure Hamilton c'è la gomma media nuova. Ah, raga, loro avranno una gomma veramente morta. Cioè, io rosico troppo. Avevo fatto una bella strategia, sto rosicando. Loro ci hanno fregato. Ci hanno fregato. Non me l'aspettavo, ma ci hanno fregato. Stavolta l'intelligenza artificiale è stata più intelligente dell'umano, dell'uomo, dello stratega Lollo e del nostro muretto che siete voi. Il cervello del Lollo battuto dal PC, ma infatti è assurdo Windows. Cioè, è proprio da così fare, pum, subito proprio. Ma come si fa? Come si fa a perdere con questi? Con questa intelligenza artificiale che ci ha fregato. Ci ha fregato. Cioè, la vittoria la potevamo... Raga, se era tutto come era, la vittoria era nostra, eh. Avevamo in pugno la vittoria. E invece... Dobbiamo rifare una gara. Ora dobbiamo spingere. Tra un po' spingiamo nuovamente. Con la gomma. Tra un po' spingiamo. Ho fatto respirare un po' la gomma qua. Tra un po' però dobbiamo respirare. Ragazzi, ma sto obiettivo me lo fate arrivare oppure no? 5 abbonamenti mancano, signori. 5 abbonamentini per il Lollo. E arriviamo a 20, così cambio obiettivo. Il prossimo obiettivo sarà ancora più difficile. Questi sono gli obiettivi che mi do per il 2023. Ce la faremo entro le vacanze della Befana ad arrivare a questi 20 abbonati? 20 abbonati, che sarebbero proprio un'enormità per il mio canale. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Non è detto, esce una safety alla fine e tu stai attaccato con una gomma molto più fresca. Magari vinci. Windows. Windows, esatto. Non è detto che... Potremmo. Tanto sta... Ragazzi, Perez sta arrivando. Perez sta spingendo come un pazzo. Si stanno aiutando con... Perez e Verstappen... Col DRS. Malefico. Ragazzi, Perez mi sta un po' sul cavolo. Sto perdendo, sì, lo so, Kunta. Ho visto che sto perdendo su Perez. Non posso fare niente, ragazzi. Io voglio spingere alla fine, non posso spingere adesso. L'Alfa Tauri passa avanti.
Qui nel gioco ne escono poche dopo le ultime patch, lo so, è vero. Ocon intanto supera Bottas. Ragazzi, spingiamo un po' aggressiva la gomma, che vi devo dire? Sì, ho margine Windows, infatti ho già rimesso un po', però non posso mettere attacco, posso solo mettere aggressivo. Qua però no, 0-4, posso spingere un po' con lui qua pure di motore. E di motore spingiamo dopo. Come stanno con le gomme? Ma Leclerc sta al 79%, pure Russell, guardate. Ocon al 70%. Sì, la gomma adesso spingiamo, ragazzi, non vi preoccupate che spingiamo con la gomma, se mettiamo aggressivo. Ma arrivano perché purtroppo il DRS aiuta molto, molto, molto i due. Ci stanno arrivando perché il DRS è tremendo. Speriamo. Alla fine bisogna sperare in una safety car alla fine, come ha detto il buon Windows. Dobbiamo sperare una safety car alla fine, raga. Ocon sta là nono. Ocon sta fuori dai punti, ragazzi, ve lo dico, perché vi ricordo a tutti quanti, i primi sei prendono i punti, purtroppo. Ma Gasly, ragazzi, rischia la sesta posizione addirittura. Vabbè, fatto qua, rimettiamo equilibrata. Qua sta spingendo bene. Ok, sta spingendo bene qua. Raga, potremmo pure mettere attacco, lo sapete? Potremmo attaccare con la gomma. Perché guardate, abbiamo un sacco di margine. Possiamo attaccare con la gomma. E possiamo attaccare pure con la gomma. Sì, attacchiamo, va. Che me frega. 59%, 57%. Attacchiamo proprio. Mancano 20 giri. Molto, muy complicato, signori. Muy complicato. Aspettate che qui mi si è tolto tutto. Tra poco facciamo la sosta. Sto ragionando. Però ragazzi, sto ragionando, ma dobbiamo spingere di brutto dopo. Dopo dobbiamo spingere come dei forsennati. Come dei forsennati. Subito aggressivo, pure attacco con la gomma. E poi spingere al limite col motore. Gli ultimi 10 giri. E speriamo. Allora, ragazzi, pregate in una safety car. Non adesso. Anche adesso va bene la safety car. Che noi faremo sosta. Dobbiamo pregare di una safety car, signori. Una safety car è fondamentale in questo momento. Perché l'intelligenza artificiale, perché con la patch è cambiata ed è migliorata, come abbiamo detto già in live, ci ha fregato un pochino sulla strategia. E Lollo si è fatto fregare amorevolmente stavolta. Guardate, io veramente stavo pregustando una vittoria oggi con Gasly. La stavo pregustando e ci siamo fottuti da soli. E vabbè, ci sta. Gasly, niente, sta 4-4, eh.
Sembra proprio che l'Alfa Romeo Bottas sia superò Ocon. A posto. Bravo Ocon, complimenti a Ocon. Ma tanto Ocon ormai vabbè, sta fuori dai giochi, quindi. Ah, che noia. 45, questo ormai è andato con la gomma, ok. Ci siamo, eh. Questo è il giro ottimale, però. Questo è il giro ottimale, ragazzi. No, questo è il giro ottimale, raga. Non me l'ha detto, ma questo è il giro ottimale. Ok, pure lui può farla. Box questo giro, ma pure lui box questo giro. Happy to box, happy to box. Yeah, happy to box. Ma con chi faccio altri due giri? Ma con chi, Windows? Eh no, questo è il giro ottimale in teoria, eh. Con Gasly, perché dite di fare di non farlo? Perché dici di no? No, ne faccio un altro in caso. Per giusto perché adesso mettiamo andiamo ai box finestra box ottimale, eh. Ci siamo. Ottima della stagione iniziale. Ottimale. Non ho capito, Windows, non ho capito. No, perché dovremmo fare altri due giri con Gasly, però, ragazzi? Dite per spingere dopo? Per sfruttare di più le medie dopo? Ok, dai, va bene, ci sta. Ci sta. È che ci stanno arrivando gli altri, eh. Raga, io lo farei adesso. Io lo farei adesso, però. Ocon intanto è box. Ragazzi, io cambio adesso, vai. Rientriamo signori, rientriamo. E qui andiamo in attacco subito con la gomma. Vai. Aspettate, vado un po' più veloce. Così entriamo. Mo ci proviamo. Intanto Ocon è dodicesimo. Possiamo tranquillamente mettere aggressivo. Ecco che rientra Gasly, ragazzi. Gasly sta malamente sesto, no, Gasly ottavo, raga. Male, male. Male, nono. Esco davanti a Norris. Male, male, ragazzi. Male, male. Andiamo a mettere aggressivo. Spingiamo pure al massimo. Facciamo il giro veloce se riusciamo. 3 secondi da Bottas. Siamo noni. Okay. Ce l'aspettavamo, sta cosa, però. Spingiamo un po', va. Ce la faranno i nostri eroi a ritornare là davanti? Potremmo farcela perché mancano 15 giri, ragazzi. Potremmo farcela. Perché posso mettere aggressiva tutto il tempo la gomma. Non sono tantissimi 13-14 secondi. No, non sono tanti, Windows. Beh, per arrivare sul podio ce la potremmo quasi fare, eh. Cioè, non dobbiamo perdere tempo. Intanto andiamo più veloci. Non dobbiamo perdere tempo con gli altri, più che altro. Ai box Sainz! Fermi! Ai box Hamilton! Attenzione, box Bottas! Attenzione, signori! Attenzione! Non è detto, non è detto. Si
Nuovo giro veloce intanto. Nuovo giro veloce per Ocon. Hanno messo la rossa? No, no, hanno messo la... No, no. Hanno messo la media, Windows. No, no. Hanno messo la media. Hanno messo la media. Tutti quanti. Non è detta l'ultima parola, signori. Non è detta l'ultima parola. Possiamo guadagnare. Adesso dobbiamo guadagnare su Alonso. Alonso che ha fatto? 59% la Melard. Non è detto. Intanto siamo a punti. È già questo. Abbiamo Sainz dietro a 6 secondi e 3 però, Ocon. Facciamo spingere Ocon. Ocon dietro a Vettel. Adesso se sorpassiamo Vettel. Eppure Norris. Qua ci arriviamo. Settore 1. Bandiera gialla. L'avversario ha allargato la traiettoria. Chi ha allargato la traiettoria? Alonso? Qualcuno finisce largo. Duan. Ma che me frega di Duan a me? Ma che me frega di Duan? Giro veloce. Giro veloce per Gasly, ragazzi. 1.32.2. Dai, giro veloce. Good job. Una posizione guadagnata. Ragazzi, stiamo prendendo posizioni. 5 secondi e 4 da Alonso. Attenzione. Potrebbe essere molto interessante. Si fa interessante. Non è finita la gara. Non è finita. Non è finita. Loro con gomma usata hard possono soffrire molto. Qua rimettiamo equilibrata però. Ocon, come sta messo Ocon? Su Norris. Ocon sta a 3 secondi e mezzo da Hamilton. No, siamo sempre noni. Intanto Ocon sorpassa Norris. Ok, ce lo siamo tolto. Rimettiamo equilibrata. Ok, Ocon nono. Alla fine è rimasto quello. Faccio vedere i tempi dell'ultimo giro. Ultimo giro. 1.32.3. Ragazzi, stiamo recuperando 3 secondi. No, Perez no. Ma stiamo prendendo 3 secondi da Verstappen e Leclerc. 2 secondi da Russell e Alonso. Un secondo e mezzo da Perez. Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba, ragazzi, stiamo arrivando. Se ci siamo, siamo attaccati ad Alonso. Alonso, non fare lo stronzo. Facci passare. Alonso? Mitico? Sei un mito, però facci passare. Siamo sotto DRS di Alonso, dai. Dai, 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 dai. Non ci far perdere tempo. No, lui c'ha il DRS però. Attenzione, c'ha il DRS. C'ha il DRS di... Chi è là dietro? Di Mick Schumacher, mi sa. Ok, bandiera blu. Vai, 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 sorpassalo. Vai. Ma guardate Alonso come si è difeso. No, vabbè, raga. Ma che gioco è? Dai. Ma dai, ragazzi. Ma sorpassalo. Oh. No. No, testa coda. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Rivediamola. È Pierre Gasly. No, ragazzi. Ha fatto un testa coda. No, Gasly, no. No, Gasly, ste cazzate, no. La squadra si dispera. No, vabbè, ragazzi. Come sia. Ma dai. Succedere. Ma va a cagherra, vai. Ma va a cagherra. Con le gomme fresche. Ma va a cagherra. Niente, raga, dobbiamo andare al pit. Pit, pit. Al 25% di gomma. Ora si punta su Ocon. Ma che si punta su Ocon? Dobbiamo mettere pure l'alettone nuovo.
che è distrutto. E vabbè. Vai, pure la lettura anteriore di nuovo. Pure la lettura posteriore è distrutto, vabbè. Andiamo su Ocon, ragazzi. Ma mi sa che mi ritiro. Dai, ma che gioco è? Dai, raga. Una gran gara. Mi sa che mi ritiro con Gasly, ragazzi. No, ragazzi, abbiamo grave, a parte le gomme. Abbiamo questa al 23%. Abbiamo alettone posteriore grave. No, fermo, che ho fatto? Fermi. Ho fatto una cazzata io, scusate. No, togli i componenti. Come si fa a togliere il componente? Ma me lo fai in automatico lui, mi sa. Mi ritiro, ragazzi. No, mi ritiro, tanto è inutile. Nulla soste box, mi ritiro. Dove sta per ritirarsi? Non me lo ricordo. Dov'era per ritirarsi, ragazzi? Si ritira senza ritorno. Ma dov'è che non riesco a ritirarmi, ragazzi? Come cavolo si fa? Fermi. No, non so come si... Non l'ho mai fatto, non mi sono mai ritirato, la prima volta. Dove sta? Mi sto nervosendo. Altre opzioni? Ah, ritira auto. Ecco, l'ho trovato. Trovato, ritira auto. Sì, l'ho fatto, Kunta, l'ho fatto. Andiamo su Ocon, raga. Spingo al massimo con Ocon. Però guardate. Posso pure spingere al massimo con Ocon, ma è inutile. Niente, oggi è andata così, raga. Oggi è andata così. Dovremmo arrivare al minimo sesti. Stai a 8 secondi dai punti. Sì. Lo vedo. Sta a 8 secondi e 7. Dario, purtroppo Gasly ha fatto un testa coda. E adesso sto ritirando l'auto. Guarda, l'alettone anteriore e posteriore distrutti. E la gomma è andata. Sto ritirando l'auto. Ho ritirato l'auto, raga. Spingiamo al massimo? Proviamo. E niente, c'è rimasto Con che non va a punti. Vabbè, che sfortuna, ragazzi. Potevamo veramente gareggiare per qualcosa di importante con Gasly. Vabbè. Signori, inizia male questa prima dell'anno, Dario, è quello posteriore, non c'è il cambio posteriore, c'è solo il cambio dell'alettone anteriore, anche in Formula 1 è così. Non si possono cambiare gli altri componenti se non l'alettone anteriore e le gomme. E quindi ho dovuto assolutamente, purtroppo, ritirare la macchina, così nemmeno... Così non facciamo nemmeno danni al motore, nel senso non sprechiamo il motore, raga. Gli abbiamo tolto 12 giri, va bene così, dai. No, Ocon recupera 0, ragazzi. Ocon 0 proprio. No, aspettate, fermi, equilibrata. No, non recupera niente, ragazzi. Incidente dell'avversario. Chi è stato? Safety car, ti prego. Vettel.
Copy. Vettel non ci ha fatto la safety car, malefico. Ragazzi, adesso dobbiamo sperare in una safety car. Mi sa che finiamo ottavi. Vado un po' più veloce, ma non lo so, raga, aspettiamo, perché se esce una safety car, Vettel è box. È una gara un po' così, Kunta. L'altra volta siamo arrivati terzi. Stavolta stavamo lottando per qualcosa di importante. E Gasly, ragazzi, cioè, dalle stelle alle stalle, Gasly. È il classico pilota che mi fa delle gare impressionanti, poi mi fa ste cavolate. Cioè, si è girato da solo, alla fine. Non stavo nemmeno spingendo troppo. No, regà, mettiamo standard qua. Stiamo perdendo un sacco, mettiamo standard con le gomme. Tanto è uguale. Non recupera Ocon, ragazzi, non riesce a recuperare. Non roviniamo pure la gara di Ocon, anche se tanto non va a punti, però non roviniamo la gara di Ocon, tanto è uguale. Non riesce a recuperare. Poi magari alla fine, gli ultimi giri, metto un aggressivo, ma è inutile. Non recupera. Sì, sono tutti distanziati. Sainz in lotta con Russell. Speriamo in un incidente di Russell e Sainz. Qualcosa che ci fa... Ma un qualsiasi incidente che ci fa una safety car, gli ultimi giri. Quello servirebbe. Sì, duello, eccolo qua. Sainz e Russell. E Hamilton sta arrivando ad Alonso. Adesso anche Hamilton Alonso. Sainz Russell per i punti. E qua ci sta un Guan Yu Zhou con Stroll, ma comunque se la stanno giocando tra di loro. Qua c'è Tsunoda con Magnussen. A quest'ora per me stavi primo con Gasly. Windows, potevamo stare... Sicuramente stiamo lottando per il podio. Ma sicuro. Se non faceva quella cavolata, lottavamo per il podio, raga. Gasly ci fa questo, purtroppo. Ci fa male, Gasly. Ci fa male. c'è anche Hamilton Alonso, per i punti. Hamilton Alonso. E Sainz Russell. Sono quelli che si stanno giocando qualcosa. Ma col DRS, vedete, non riesco a recuperare io con Ocon. Quindi, regà. Mo, aspettiamo, dai, l'ultimo giro magari. No, ma adesso è inutile. Perché 54 giri su 57. Ne mancano 4, fondamentalmente. E con 4 giri la safety car... È brutta, i 3 top team vanno a punti con tutti i piloti. Sì, è vero. Sì. Eh sì, Windows, ci hanno preso punti, purtroppo. Potevamo avvicinarsi al terzo posto se facciamo una gran gara. Stiamo davanti. Comunque, ragazzi, oggi eravamo superiori alle Mercedes, nettamente. Eravamo superiori anche alle Ferrari oggi. Pensate che vi dico. Cioè, oggi con Gasly avevamo fatto veramente una top gara, fino a un certo punto, purtroppo. Poi, errore del pilota, e abbiamo perso questa possibilità veramente di guadagnare qualcosa di importante. Però, vabbè, 55-53, adesso aspettiamo un attimo. Tutto è possibile, ma... la vedo male. Intanto Bottas sta arrivando Bottas, ragazzi. Sta arrivando Bottas. Mettiamo aggressivo. Sta arrivando Bottas, regà. Cioè, Bottas ora ci sorpassa pure. Ma vai, che guerra. Non ci credo. Ma che gioco è, ragazzi? 56 su 57. Cioè, è arrivato Bottas. No, dai. Vabbè, l'ultimo giro lo faccio per uno, va. È quello che succedeva fino agli anni 2000. Ma lì c'erano più team competitive. Devo dire che il sistema dei punti ai primi 6 mi piaceva e teneva le gare più aperte. Con la differenza attuale tra team sarebbe peggio. Sì, infatti. Ma chi ha votato sta minchia di punteggio? Siamo tornati agli anni 80. Kunta, l'hanno votato le scuderie, purtroppo. L'anno scorso. Io ho messo no. Ma eravamo tipo due a mettere no. Tutti sì hanno voluto. L'intelligenza artificiale ha sbarellato. Ah, aspettate, raga. Difendiamoci. You can defend against that. Difendi, dai, difenditi.
stai zitto e difenditi. Ocon, stai zitto, che ha fatto una gara brutta. Cioè, Ocon ha fatto la sua gara, è partito ottavo. Arriva ottavo nono, è quello. Ha fatto la sua gara. Fermo, neutro. Tanto Perez, ultimo giro per Perez è iniziato, Ultimo giro per Perez, tanto ci abbiamo dietro Bottas che è fortissimo. Raga, Bottas ci fa male. C'ha le gomme nuove, Bottas. Ultimo giro. Sta tenendo. Ocon attaccato ad Alonso. Raga, io metto aggressi attacco. Che me frega. Qua mettiamo equilibrata. Qua mettiamo... mettiamo sorpasso, proviamo. Abbiamo davanti Alonso. Attenzione. A un secondo e due. Teniamo dietro Bottas, proviamo. DRS? Quasi DRS? No, peccato, è l'ultimo giro. Peccato. Mettiamo potenza, va. Ok, use deploy. Siamo attaccati ad Alonso, signori. Grande Ocon, ragazzi. Non abbiamo più Hertz, ma fa niente. Vai che lo sorpassiamo. Vai che lo sorpassiamo col DRS. Grande Ocon, ragazzi. Ultima curva, è grande Ocon, settimo. Cosa ha fatto Ocon? Vediamo un po'. E tiene la settima, bravo. Bene, ho fatto benissimo, signori. Settimo. Non me l'aspettavo, pur stavamo alla posizione dai punti, vabbè. Perez vince la gara, secondo Leclerc, terzo Sainz, quarto Verstappen, quinto Hamilton, sesto Russell, settimo Ocon. Purtroppo ci hanno preso punti là davanti. Bella gara di Ocon, che alla fine ha fatto tanta roba. Peccato l'incidente di Gasly, l'unico che ha fatto l'incidente insieme a Vettel, mi pare. Però Vettel non è stato grave, è ritornato in pista. Noi purtroppo avevamo l'alettone posteriore, ve lo ricordo, posteriore danneggiato. Con l'alettone posteriore danneggiato non si può fare nulla. E quindi comunque dai ragazzi, è stata bella. Raga, prima di andarvene, adesso vi devo fare un attimo un riepilogo. Adesso facciamo il riepilogo dei punti. Facciamo il riepilogo sia piloti che costruttori. Intanto ragazzi, Ocon guadagna la posizione. Purtroppo Leclerc ne perde una. Comunque Perez, adesso dico una cosa impopolare. Sto gioco bellissimo, per carità, ma a me fomentava di più Motorsport Manager. Vikingur, non lo so, a me questo piace. È molto più moderno, cioè è più bello a livello anche estetico. Però a me piace questo, sinceramente. Ed è nuovo rispetto all'altro, è per quello perché porto questo. Comunque ragazzi, come vedete, i piloti purtroppo, ragazzi, guardate, Gasly perde una posizione con Perez che ci sorpassa. 8 punti per Gasly, 36 per Sainz, 35 Leclerc, 21 Verstappen, 12 Hamilton, 10 Perez, poi Gasly, Russell e Ocon. Costruttori siamo quarti con 10 punti, 17 la Mercedes che ci guadagna 3 punti purtroppo, e è molto bene la Ferrari che ormai se n'è andata via, e la Red Bull è qua seconda. Alfa Romeo un punticino solo. Non è finita, aspettate. Vi devo dire una cosa. Cioè, sicuramente era più curato, hai ragione, Kunta, era più curato Motorsport Manager, perché comunque ha avuto più evoluzioni durante gli anni. Però purtroppo, ragazzi, questo è un gioco che hanno fatto, è un po' una prova. Questa è la Formula 1, ragazzi, questa è la Formula 1. Ogni tanto succede che si fanno gli incidenti. Una cosa importante, ragazzi, domani, ore 21, Football Manager, fermi. Mercoledì, siccome ci sono le partite e io la sera non posso, ci siete? Vado in live, no, per chi può, vado in live
alle 14, mercoledì, non domani, mercoledì alle 14, un orario differente. Poi vediamo se portiamo ancora Football Manager o altro. Poi quello ci penso, ci ragiono e ci penso. Va bene? E poi giovedì torniamo alle 21. Mi raccomando, ragazzuoli. Intanto Motorsport Manager ha avuto più anni di supporto e aggiornamenti. Esatto, esatto. Aveva i circuiti finti. Windows. E anche Windows c'ha ragione. Aveva i circuiti quelli... no, finti. Quelli vecchi. Molto vecchi. Certe pecche io le perdono, ma nell'esperienza che nel 2023 esca il nuovo con tutti i miglioramenti del caso. Punta, io... allora, ci sono delle pecche al gioco, sicuramente, ma come dici tu, tutti speriamo, che siamo appassionati di Formula 1, che questo gioco poi a livello manageriale può crescere. Ragazzi, io spero che faccia la stessa ascesa che ha avuto Football Manager per il calcio. Io mi aspetto quello. Va bene? Ragazzuoli, che dire? È stata una gara, purtroppo, come avete visto... un po' amara per la nostra scuderia. E alle 14 sto a sciare, va bene. Però vi auguro comunque una buona notte, ancora buon anno. Grazie a tutti per il supporto, come sempre. E ci vediamo domani alle 21, ok? Mercoledì alle 14, ma domani alle 21 con Football Manager. Mi raccomando, tutti presenti, fomentati. Va bene, signori? Grazie a tutti, cari. Grazie per il supporto e per il sostegno del canale. Dai, forza. Buon anno ancora. A domani. Ciao 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 ciao. Buonanotte. Ciao 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 ciao.